Qua praticamente il punto numero uno è l'obbligatorietà dei contratti, in modo tale da stabilire la responsabilità tra prestatori. Qua rendere obbligatoria l'adozione di schemi di contratto di riferimento per i diversi tipi di rapporto fra vettore e committente. Se lo hanno inserito addirittura al primo punto, evidentemente. Ma già quest'anno c'era l'obbligatorietà. È stata rimarcata. Vuol dire che forse c'è un errore di interpretazione. Riservare la possibilità di stipulare contratti continuativi ad aziende che forniscono il servizio con almeno il 30% di veicoli propri. Per evitare il discorso che vi sono aziende che senza avere veicoli prendono lavoro e vendono lavoro. Quindi per fare questo discorso devi avere almeno, se fai muovere 10 macchine, che almeno 3 macchine siano di proprietà. Attivare presso la Consult un osservatorio sull'andamento dei costi con funzioni terze che produca report trimestrali. Quindi un monitoraggio di quelli che sono i costi di gestione per quanto riguarda le società. Funzioni terze, quindi credo che non sia né del Ministero né degli autotrasportatori, in modo tale da garantire, da garantire l'imparzialità di questa cosa. Introdurre nell'ottica di una liberalizzazione regolata e sulla base delle risultanze dell'osservatorio sull'andamento dei costi una tariffa minima antidumping per la tutela della sicurezza e della legalità da rispettare nello schema di contratto di cui al punto 1 e che garantisca, quindi questo discorso della tariffa minima, che garantisca il vettore degli aumenti del prezzo del gasolio e del costo di produzione dei servizi. Quando questo poi sarà perché attenzione, questo è un documento di carattere politico, nel senso che sono messe nero su bianco, sono le proposte del governo. Quanto questo poi si tradurrà in atti concreti e quali sono i tempi, nessuno credo che sia in condizioni di dirlo. Dettagliare il contenuto delle norme del collegato trasporti, quindi del DDL sui trasporti che è in itinere anche alla Camera, su scheda di trasporto, prezzo del gasolio in fattura e accesso alla professione delle imprese con veicolo al di sotto delle 3,5 tonnellate. Cioè bisogna tornare a disciplinare il discorso dell'accesso alla professione per quelli fino a 3,5 tonnellate e indicare il prezzo del gasolio in fattura. Adesso non so rispetto alla tua domanda. Emanare un decreto del Ministero degli Interni, quindi che ha responsabilità sulla polizia stradale, su modalità e qualità dei controlli, con particolare attenzione alle procedure applicative nei confronti dei vettori stranieri, che è un altro problema, come dire. Regolare entro la fine dell'anno le modalità di accesso al mercato secondo lo schema dell'allegato 1. Sapete che c'è tutta la questione di chi intende avviare adesso l'attività, i requisiti, che può subentrare solo per cessione, e qui sono specificate, come dire, quali sono le fattispecie per poter consentire l'ingresso nel mercato del lavoro di nuovi operatori. Garantire alla categoria la fruizione dei benefici derivanti dall'applicazione delle norme in materia di riduzione dell'accisa sui carburanti per effetto del maggior gettito IVA derivante dall'andamento del prezzo del greggio. Cioè sostanzialmente quando aumenta il petrolio, lo Stato praticamente, quando aumenta il prezzo alla pompa, lo Stato incamera molti più soldi. Quindi fare in modo che una parte di questi soldi possano tornare indietro a chi, come dire, il gasolio lo utilizza per finalità professionali. Garantire che i benefici di cui al punto precedente siano aggiuntivi alle attuali agevolazioni previste per il settore. Voi adesso avete il rimborso della accise. Prima era accise e carbon tax, poi rimasto. Quindi non l'ho tolta carbon tax, però. Ora, questo beneficio di cui parlavamo dal 2015 non vale più niente.
Vabbè, questo beneficio è cumulativo, è aggiuntivo a quello. Poi c'è un problema di certezza della disponibilità delle risorse dell'albo degli autotrasportatori, perché voi con le quote che pagate si possono fare certe cose, però ci sono limiti anche nell'utilizzo dei soldi che le varie leggi finanziarie stabiliscono. Cioè, per assurdo, l'albo centrale degli autotrasportatori tiene 1 milione di euro in gas, non li può utilizzare perché, essendo un ente pubblico, come i comuni, non può spendere più di... E sembra, come dire, un controsenso, visto che sono soldi della categoria che la categoria paga. Attivare un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio per la riforma dell'autotrasporto, che definisca regole certe e misure finanziarie strutturali per il sostegno e lo sviluppo del settore. Quindi un momento di confronto continuo e così. L'ultimo punto, che è quello, come dire, anche abbastanza importante, anticipare la revisione dei nuovi studi di settore, perché anche l'autotrasporto, come le altre categorie, è soggetto al discorso degli studi di settore. La garanzia sui tempi di pagamento, o meglio, la riduzione... No, il discorso dei tempi di pagamento non compare proprio in questo documento. Ma è vero documento. Che ha firmato CNA Confartigianato e gli altri no? Non hanno aderito? Questo documento è stato sottoscritto da CNA e Confartigianato. Rispetto agli altri, l'unica che manca, visto che le altre, insomma, stiamo parlando di sigle molto piccole, è la FAI, che ancora non si sa qual è la decisione della FAI. Questa è la situazione ad oggi. Non abbiamo fatto proprio niente. Il buco nell'acqua. Tempo e denaro. La decisione, voglio dire, la decisione va presa insieme. Teniamo presente una cosa, che se fino a 3 ore fa, come dire, vi era anche una sorta di legittimazione dello sciopero, ora ci troviamo in una posizione un po' più delicata, però ciò non toglie, voglio dire, che tant'è che mi hanno chiamato da Scanzano, qualcuno si poneva il problema, noi abbiamo liberato il presidio a Scanzano, però se in effetti la FAI non sottoscrive questo documento e non aderisce a questo accordo, è pensabile che da qualche parte, dove la FAI è più presente, più numerosa rispetto alla CNA e alla Confartigianato, o dove gli autotrasportatori iscritti o non iscritti a CNA o Confartigianato o chi che sia, che non si sentono garantiti, come dire, da ciò che è scritto su questo documento, possono anche decidere di continuare la protesta. L'unica cosa che bisogna sapere, è quello che stavo dicendo prima, è che se fino a qualche ora fa vi era una sorta, come dire, di legittimazione, quindi anche da parte delle autorità di pubblica sicurezza e via discorrendo, vi era una sorta di collaborazione rispetto a questa manifestazione, da questo momento in poi, insomma, la questione non è che diventa impossibile, diventa un po' più delicata e bisogna... Se finora siamo stati accorti, come dire, dobbiamo esserlo ancora di più. Non è escluso che la FAI nelle prossime ore faccia conoscere anche la sua posizione, perché a quel punto, se firma anche la FAI, rispetto, dà il suo ok a questo documento anche la FAI, credo che, insomma, tutte le associazioni più rappresentative, ecco. Ciò non toglie che sulle strade vi sono tantissimi imprenditori, artigiani locali e non artigiani, che sono scesi in strada a manifestare senza essere iscritti a nessuna associazione. Questo è bene, come dire, precisarlo. Non... E quindi,